Ciao amici! L'elettricità viene spesso associata alla modernità, così come a tutto quello che è artificiale, erroneamente, perché è presente in tutte le entità biologiche. Meglio ancora, è lo studio di alcune specie che ci ha consentito di generare questa energia come la conosciamo al giorno d'oggi. Mettiti comodo, ecco le tre creature più elettriche al mondo. Navigando su YouTube, ti sei sicuramente già imbattuto in questo video, che ha fatto milioni di visualizzazioni, di quella più carina e che soffre di più il solletico delle razze. Questa sequenza ti ha sicuramente fatto morire dal ridere, ma prima che tu abbia avuto il tempo di interessarti a questa specie sorprendente di Batoidea, più comunemente chiamata razza, il misterioso algoritmo di YouTube ti ha senza dubbio proposto un video di gatti divertenti, di neonati o della famosa mangiatrice di cetriolini in ASMR. Ma ora che vuoi rivedere questo video, vuoi saperne di più riguardo le razze, soprattutto le più toste tra di loro. Benché siano ancora molto poco conosciute, le razze fanno indubbiamente parte delle creature marine più sorprendenti al mondo. Come forse saprai, questi pesci cartilaginei dai corpi appiattiti, cugini degli squali, contano un numero incalcolabile di sottospecie, dalle più piccole, come la Potomotrygon motoro, di cui la dimensione è solo di appena qualche centimetro, alle più gigantesche, come la razza manta tropicale, che invece può facilmente raggiungere i 4-5 metri di lunghezza per 7 metri di larghezza e un peso di 2 tonnellate. Quello che invece ignorerai è che ognuna di queste tante specie di razze ha una tecnica di sopravvivenza, se non addirittura di predazione diversa. Per esempio, alcune specie hanno pungiglioni di cui le punture sono più o meno pericolose. Le più piccole causeranno un dolore atroce, mentre altre, come il trigone, di cui la puntura diffonde un veleno estremamente velenoso, può essere pericoloso, se non addirittura mortale, persino per l'essere umano. Ma la più simpatica e al contempo una delle più pericolose delle razze è senza dubbio la torpedo, chiamata anche la torpedine, perché anche se tutte le creature viventi producono elettricità, inclusi noi esseri umani, le torpedo invece hanno due organi specifici a forma di rene, di cui l'unica utilità è quella di generare e di stoccare elettricità. Questi organi fuori dal comune recitano in qualche modo il ruolo di generatori di energia e di batterie. E quando ti dico energia o elettricità, non parlo di tensioni deboli, ma piuttosto di scariche di circa 220 volt, in grado di stordire le prede prima di divorarle o di dissuadere i più grandi e feroci predatori. E se non sei ancora abbastanza impressionato dalle capacità di predazione e di sopravvivenza delle torpedo, figurati che i loro organi elettrici consentono di individuare anche le prede potenziali, così come di comunicare tra loro. Vedi, anche se hanno un sorriso che fa innamorare, le razze sono vere creature toste. D'ora in poi le razze non avranno più nessun segreto per te. Se ti dico medicina antica, pensi sicuramente a pratiche barbare e senza nessun fondamento scientifico realizzate dai nostri antenati. Eppure sono solo dei pregiudizi. Sicuramente migliaia di anni fa le nostre conoscenze del corpo umano erano molto limitate, ma questo non vuol dire che in alcune civiltà non avessero medicine molto avanzate, non fosse altro per la loro epoca. Ora vuoi sicuramente sapere di più riguardo questi popoli all'avanguardia della medicina. Bene, direzione Antico Egitto, 5000 anni fa. Siamo quindi in Egitto durante il regno del sovrano predinastico Narmer, verso l'anno 3100 avanti Cristo. A differenza di quello che tu pensi, a quell'epoca esistevano già gli ospedali, o perlomeno qualcosa che vi somigliava. Esistevano anche dei medici praticanti, formati bene, i quali erano consapevoli dell'importanza del cibo, al contempo equilibrato e moderato. Erano anche molto ben informati sulle proprietà medicinali della vita vegetale che li circondava. Meglio ancora, anche l'anatomia umana non era loro completamente sconosciuta. Per esempio, sapevano che i polsi avessero una connessione con il cuore e avevano persino nozioni di odontoiatria e di protesi, visto che fabbricavano degli alluci o dei bulbi oculari artificiali. Ma la cosa più sorprendente è quella che, anche se fossero millenni da Pierre Barlow e della sua invenzione del motore elettrico, o da Thomas Edison e della sua lampadina, avevano già scoperto il pesce gatto elettrico, un pesce carnivoro che si trova solo in Africa tropicale e nel Nilo e che ha la capacità di produrre uno shock elettrico che arriva fino a 350 volt, utilizzando le placcature elettrolitiche del suo organo elettrogeno molto sviluppato, che riveste tutta la sua cavità corporea. E proprio grazie alle scariche elettriche che produce questo pesce gatto, il quale riesce a neutralizzare le sue prede prima di dilettarsene, e siccome gli egizi erano in anticipo sulla loro epoca, si servivano di questa specie che si trovava in abbondanza nel Nilo per curare i dolori artritici, utilizzando lo shock elettrico che emettono. Tuttavia, per gli atti terapeutici ricorrevano solo a piccoli pesci, i quali producono solo scariche di bassa intensità. E se non mi credi, figurati che gli egizi, che dedicavano un culto a questo pesce miracoloso, lo rappresentavano nelle loro pitture murali, i loro papiri e le loro piastre di ardesia, cosa che ha consentito
consentito successivamente agli antichi greci di utilizzarlo come anestetico di base nella loro medicina e di nominarlo pesce intorpidito. Ora che sai che la medicina dell'antico Egitto fosse molto in anticipo sui tempi, ti mordi le dita nell'aver pensato, ingiustamente, che i nostri antenati fossero solo delle creature barbare e prive di qualsiasi buonsenso. Tuttavia, è solo un'anteprima e una piccola parte della storia affascinante della medicina antica. Ora tocca a te interessarti più da vicino a quello che erano la medicina e la medicazione migliaia di anni fa, da altre civiltà, tutte innovative quanto geniali, degli Egizi. Ora passiamo alle cose serie, con la creatura più elettrica del nostro pianeta. Questa creatura è l'anguilla elettrica. Nonostante il suo nome e la sua somiglianza con le anguille, questo gigante acquatico di 2,5 metri di lunghezza, proveniente dal rio delle Amazzoni, non lo è. In realtà è un gimnotiforme, in altre parole un pesce coltello americano. A questo titolo l'anguilla elettrica è più di una cugina del pesce gatto che un'anguilla comune. E benché questo pesce sia affascinante, la sua rarità ha dissuaso i ricercatori ad interessarsene fino a poco tempo fa. Per esempio, da oltre 2 secoli, la comunità scientifica ha sempre pensato che esistesse una sola specie di anguilla elettrica, quella descritta nel 1766 dal naturalista svedese Carl von Linn, l'Electrophorus electricus. E questo stesso Electrophorus electricus ad aver ispirato Alessandro Volta per la sua invenzione, nel 1800, della prima batteria elettrica, e che ha ampiamente consentito al fisico e chimico britannico Michael Faraday di avanzare nei suoi studi riguardo questa energia affascinante che è l'elettricità, verso gli anni 30 dell'Ottocento. Quindi, è solo nel settembre 2019, grazie a un articolo pubblicato dal dottore ricercatore specialista delle specie di pesci elettrici e associato al Museo Nazionale di Storia Naturale degli Stati Uniti, Carlos David de Santana, che degli importanti progressi nelle nostre conoscenze dei pesci elettrici d'Amazzonia sono stati fatti. Quindi, è questo eminente ricercatore ad aver scoperto che non esistesse una sola specie di anguilla elettrica, ma bensì 3. Ognuna di loro si distingue da un'impronta genetica, un'anatomia, una fisiologia e dei dati ambientali diversi. Queste 3 specie hanno anche delle capacità elettriche diverse. Per esempio, la cara vecchia Electricus è l'anguilla che scarica la tensione più bassa, mentre la nuova specie, Electricus vari, è in grado invece di generare una corrente di una potenza di 650 volt. Ed è l'altra nuova specie, la Electricus voltai, che si trova in cima al podio di tutti gli animali elettrici del nostro pianeta, con una scarica potente che raggiunge non meno di 860 volt. Incredibile, ma la cosa che è ancora più affascinante è il modo in cui queste creature generano e stoccano l'elettricità. Figurati che un'anguilla elettrica possiede 3 paia di organi elettrici che si estendono sull'80% del suo corpo. Ognuno di questi organi gli consente di generare scariche dalle intensità e dai voltaggi diversi, secondo il suo bisogno. Per esempio, quando un'anguilla ha bisogno di comunicare con i suoi consimili, o di individuare le prede e i predatori potenziali, ha solo bisogno di tensioni molto basse. Invece, quando attacca, ha bisogno di generare scariche di alta tensione. Per quanto riguarda il modo in cui funzionano questi organi, beh, è paragonabile a una batteria ricaricabile riempita a pile. Infatti, il cervello dell'anguilla manda un segnale, tramite il suo sistema nervoso, agli organi elettrici, che sono composti da un impilamento di migliaia di elettroliti, delle cellule muscolari a forma di disco. Generalmente gli elettroliti, queste minuscole pile elettriche biologiche, assorbono degli ioni di sodio e di potassio per mantenere una carica negativa all'interno della cellula e una carica positiva all'esterno. Ma quando il segnale viene dato dal cervello, i canali ionici si aprono, consentendo così al sodio di scorrere, cosa che porta all'inversione della polarità, in altre parole, alla creazione di una corrente elettrica alternativa. E come in una batteria, e a differenza di una presa di corrente domestica, la corrente che produce un'anguilla in piccoli impulsi finché la sua carica esaurisce è di alta tensione, ma a basso amperaggio, cosa che le consente di stordire o di anestetizzare la sua preda e non di carbonizzarla. Detto questo, il suo shock paragonabile a quello di un taser non è meno pericoloso per un essere umano, perché può provocare una caduta o un annegamento per una persona in buona salute, o addirittura un infarto per una persona debole di cuore. Tutto questo è molto stupefacente, ma ora quello che vuoi è vedere questo mostro elettrico all'opera. Bene, passiamo all'azione. Quello che stai per vedere non sono gli attacchi di anguille elettriche contro piccole inoffensive prede, ma piuttosto delle immagini uniche di questi pesci che sfidano i più grandi e più spietati dei predatori. Allora, iniziamo con il più pericoloso dei predatori, quello che regna sul pianeta Terra, l'essere umano. Ecco, quindi un uomo che pensava di imporre la sua supremazia su un'anguilla amazzone mettendoci le mani sopra, ma non sapeva che avrebbe avuto a che fare con la più elettrica delle creature, la quale in una frazione di secondo lo folgora così forte che il suo shock lo spinge a più di un metro. E come puoi vedere, anche i nostri migliori amici cani hanno provato lo shock elettrico.
Ora tocca allo scontro tra titani. Questo squalo Leuca pensava erroneamente di essere incontestabilmente il predatore supremo del Rio delle Amazzoni, ma grazie allo shock che le infligge questa anguilla elettrica si rende conto che c'è sempre qualcuno più forte di sé. Tuttavia, la sonora sconfitta dello squalo contro l'anguilla elettrica non eguaglierà mai quella di questo alligatore, il quale ha anch'esso attaccato la preda sbagliata, perché le scariche che riceve lo immobilizzano e lo fanno tremare, finché si gira senza poter fare nessun movimento. Allora, tu che volevi avere azione? Beh, direi che sei più che accontentato. Ma niente panico, finché rimani bello al caldo a casa tua e non ti avventuri sul territorio amazzone delle anguille elettriche, non rischi nulla. Erano le tre creature più elettriche al mondo, dici nei commenti quale ti ha stupito di più. Ecco due video che potrebbero interessarti, non esitare a dare un'occhiata sul nostro canale, altri video altrettanto interessanti ti aspettano. Grazie e a presto!